ci sono all'interno della stazione ferroviaria di Varsavia. Vedete, c'è poca gente, manca ancora parecchio al mio treno, ma io sto qui seduto e mi consolo con un Tom Chopavuch. Il mio pranzo, il mio proseguimento di pranzo, la seconda parte. Prenderò un treno che ci impiegherà circa 2 ore e un quarto per raggiungere Cracovia, quindi è un treno veloce. Non è stato possibile, non ho capito per quale motivo, acquistare un Intercity che ci avrebbe impiegato all'incirca un'oretta, un'oretta e mezza in più, e ovviamente i prezzi sarebbero stati anche inferiori. Arrivo in stazione, poi da lì subito in albergo e poi si va a vedere la partita dell'Wisla Cracovia in curva. L'ho appena scartato, vabbè, sono i classici tramezzini che si vendono anche nei supermercati. L'odore sa un po' di plastica, però perlomeno diciamo hanno dei gusti un po' più sfiziosi rispetto a, non so, i classici prosciutto e formaggio, tonno e maionese che si vendono in Italia. A Roma c'è una bella tradizione del tramezzino, però ovviamente fresco, genuino, preparato quotidianamente. Vabbè, passiamo all'assaggio. Eccoci, diciamo che non è enorme, ne ho mangiati di questi comprati di più grossi. Certo, ripeto, per 2,30 euro costavano tutti, indipendentemente dal gusto, 10 zi, vabbè, la moneta polacca, insomma, l'uno, e anche abbastanza farcito, dai, tutto sommato. Proviamo. Il formaggio molto saporito sovrasta e prevale sugli altri ingredienti, però per fortuna il frigo si vede che era una temperatura giusta perché risulta non freddo, temperatura ambiente perché freddo non sarebbe stato un granché, e il pane è morbido, quindi dai, va bene per quanto speso. Buon appetito. Questo è un Intercity. Raga, questo è il treno che a breve prenderò per Cracovia. È un Intercity veloce, in realtà mi sembra una freccia. Comunque, è costato non poco. Io avrei voluto prendere un treno più economico, ma non so per quale motivo non mi è stato possibile. Nulla, aspetto che le persone salgono e poi vado anche io. Ragazzi, mentre appunto la signorina che qui vedete con il carrello ha distribuito gran parte degli snack, tra cui questi panini a me salati, forse avrei fatto meglio prendere un dolce, però è andata così, diciamo, è stata una cosa molto rapida e veloce, non avevo avuto neanche più di tempo per osservare il menù qua. Allora, questo mi sembra proprio del gorgonzola, sembra del ketchup, ma classici paninetti da aperitivo, non so, questa cosa è patata. Beh, sicuramente a parte l'insalata, gli ingredienti interni sono particolari. Assaggiamo. Ecco l'interno. Beh, perlomeno queste briuscine sono molto morbide. Vediamo che cosa sarà questo ripieno. Proviamo. Gorgonzola con marmellate, non è ketchup, marmellate di fragole, sapori forse anche locali, ma a me non piacciono. Fuori lo stadio Wisla, una cosa così potrebbe essere. Amici sportivi, ben ritrovati. Sono all'esterno dello stadio Mieszki di Cracovia, che ospita le partite casalinghe del Wisla Cracovia. Costruito nel 1953, dal 2003 al 2011 è stato completamente rinnovato. Può ospitare circa 33.326 spettatori.
vedete che inizia ad affluire, ad arrivare la gente, poiché a breve ci sarà la partita casalinga del Wisla Cracovia. Gioca contro un'altra rivale per andare in Serie A. Il Wisla gioca in Serie B, nel campionato secondario della Lega Polacca, e lotta per cercare di conquistare la promozione. Quindi oggi ci sarà proprio contro il Tici uno scontro al vertice, sarà una partita molto molto importante, perché il Wisla ormai da qualche anno è bloccato in Serie B, ma è abituato a ben altri palcoscenici. Lo stadio è intitolato a Henrik Tomasz Rejman, ex calciatore del Wisla Cracovia. Raga, sono in fila ai tornelli e sto per entrare nella famigeratissima e temutissima curva del Wisla. Si infila, tra un poco supereremo i tornelli e si entrerà nella curva del Wisla Cracovia. Un po' di video pre-partita. No!
Yeah.
Grazie.
amici di rientro dallo stadio, dalla partita del Wisla Cracovia. Qui c'è un memoriale. Non so chi sia questo signore qui. Questo sicuramente credo sia un monumento ai caduti. C'è scritto il nome della legione. Sono dei soldati. E Legione to Rajserska Njuta, Legione to Stra... Vabbè. E guardate che bellezza, questa meraviglia, credo sia kebab di pollo. Cazzo, come gira, come i succhi lo fanno bagnare. Manca una carrozza qui. Siamo nel centro di Cracovia, la carrozza delle principesse. Qua vediamo altri due tipi di kebab, saranno sicuramente di agnello. E vabbè, io già ho qualcosina da mangiare perché sennò sarebbe proprio il tocco.